secondo è Giosuè Crescioli. Sì, è stata veramente un'emozione incredibile vincere qua a Borgo Valsugana, una gara così prestigiosa. Il finale è stato incerto fino all'ultimo, la volata l'ho presa con decisione, sapevo che era una grandissima occasione, quindi ho dato tutto, ero convinto di quello che facevo e sono stato ripagato, sono felicissimo. Manca ancora qualche gara prima della fine della stagione, hai ancora qualcosa da chiedere a questo 2017? Beh, sicuramente continuerò ad impegnarmi, poi quello che verrà sarà sicuramente ben accetto e basta, sono contento già comunque di questo risultato che insieme alle altre vittorie questa è sicuramente la gara più prestigiosa. Questa vittoria la dedico alla mia squadra, in particolare a Pastro Tiziano che è il mio allenatore ed anche alla mia famiglia che mi segue sempre e mi aiuta in quello che faccio. Tiziano Pastro, seconda Coppa d'Oro, l'aveva vinta anche 8 anni fa con Zurlo e adesso questa incredibile successo, se l'aspettava innanzitutto? No, non me l'aspettavo, io speravo di far bene perché conosco il ragazzo, è preparato, intelligente, però domenica il Didi non è che abbia reagito, ha corso in maniera un po' così e così. Però io in settimana abbiamo fatto un piccolo test e io ho detto non può andare piano come è andato domenica, vedremo domenica cosa succede e poi lui sui percorsi così si sa distinguere e ha vinto alla grande e ha vinto in maniera esemplare. Ah, sicuramente se fai secondo la Coppa d'Oro la mare in bocca c'è, comunque ho dato tutto quindi sono contento per questo. La stagione va avanti, la carriera va avanti e non finisce qui. Questo è il modo giusto davvero di interpretare le cose. Mi racconti come l'hai vissuta un po', come pensavi di interpretarla questa corsa e poi anche cosa ti aspetti anche nell'ultimo finale di stagione? Quando ho saputo che pioveva ho cercato subito di andare all'attacco, sapevo che ci sarebbe stata una corsa combattuta. Da questo finale di stagione mi aspetto, possiamo dire, un'altra vittoria, via, per arrivare a 10, ma sono contento, sì, via. C'è da dire che l'hai onorata questa maglia di campione italiano, perché arrivare terzi in Coppa d'Oro non è semplice. Com'è stata questa corsa? È stata molto dura, il percorso era molto bello, però nell'ultima salita non ce l'ho fatta a stare attaccato a Codemo e all'altro perché andavano e finita così, però tutto sommato è andata anche bene. Dal punto di vista sportivo è stata una gara veramente emozionante perché incerta veramente fino all'ultimo metro. Si è visto proprio, poi ho collaborato un po' con la diretta video e quindi mi sono lasciato un po' andare il commento entusiasti, però veramente è stata una gara thrilling, una delle migliori che abbiamo mai visto in tutti questi anni. Era un po' una sorta di Hall of Fame, no? Quindi quello che usano in altri sport, in altre situazioni. E ho voluto un po' rifarlo per la nostra gara perché ha 50 anni e quindi, cioè più di 50 anni ma 50 edizioni, l'anno prossimo sicuramente ci sarà il quadro con il vincitore della 50esima e poi abbiamo la possibilità anche di arricchirlo con quelli della Coppa Rosa ovviamente. La storia per guardare avanti, da 3 anni c'è anche una gran fondo che è riservata agli amatori, ma ovviamente dagli incassi di questo gran fondo si aiuta a fare ancora meglio queste manifestazioni giovanili che sono il fiore all'occhiello di questa organizzazione. Sì, è il terzo anno quest'anno, quindi appuntamento 1 ottobre alle Vico Terme, è la terza gran fondo Coppa d'Oro. Noi cerchiamo di organizzare la Gran Fondo cercando di raccogliere più adesioni possibili per finanziare esclusivamente l'attività giovanile che portiamo avanti, sia l'attività giovanile delle squadre, dei ragazzi che corrono, sia l'attività organizzativa che è sempre rivolta comunque al giovanile. Noi infatti partiamo dai 7 anni, li portiamo a correre dai 7 anni fino ai 16 e organizziamo gare dai 7 anni fino ai 16. Spero che gli amatori capiscano che il futuro dello sport parte dai giovani e che se un domani non ci sono ragazzi che corrono in bici non ci sono neanche gran fondo.